Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Cari ascoltatori, il nostro sermone oggi porta un titolo molto importante, il concetto del martirio e il merito dei martiri testimoni. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'Universo, che sottolinea nel nobile Corano, i testimoni presso Allah avranno la loro ricompensa e la loro loce. E testimonio che non c'è altro Dio che Allah, e testimonio che Muhammad è il suo servitore e messaggero. Pace e benedizione di Allah sul profeta, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti coloro che seguono fedelmente il suo corso fino al giorno del giudizio universale, seguitando nel merito. Ci sono persone che Allah, l'Onnipotente, ha scelto per essere dei testimoni tra i suoi servitori, come afferma il Corano. Così alterniamo questi giorni per gli uomini, sicché Allah riconosca quelli che hanno creduto e che scelga i testimoni tra voi. Allah non ama gli empi. Infatti la testimonianza ha tanti significati perché è onorata da Allah e i martiri sono testimoni perché Allah e i suoi angeli le riconoscono come testimoni. Inoltre sono vivi e godono del favore, del benessere e del paradiso di Allah. Sono testimoni sul mantenimento delle promesse da parte di Allah a favore di loro nell'aldilà. Come afferma il nobile Corano, e farà sì che non vadano perdute le opere di coloro che saranno stati uccisi sulla via di Allah, li guiderà, migliorerà la loro condizione e li introdurrà nel paradiso di cui li ha resi i dotti. Chi sacrifica la sua vita per il suo paese avrà una grande misericordia di Allah, e quelli che stanno difendendo la loro patria e moriranno per amore di esso diventeranno dei testimoni. Questo è un fruttuoso commercio con Allah, l'Onnipotente, come sottolinea il nobile Corano. Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni, dando in cambio il giardino. Poiché combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica per lui vincolante, presente nel Torah, nel Vangelo e nel Corano. Chi più di Allah rispetta i patti? Rallegratevi del baratto che avete fatto. Questo è il successo più grande. Ci sono vari tipi del martirio sulla via di Allah e il migliore tra essi è il martirio nella difesa della patria contro i nemici per piacere di Allah. Di questo dice il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, due gocce amate da Allah. La prima è la lacrima che viene versata per paura di Allah, e la seconda è la goccia di sangue che viene versata per amore di Allah. Esistono altri molti tipi di testimonianze o martirio di grande valore, tra cui citiamo: chiunque sacrifichi la propria vita per la protezione del proprio paese di origine o dei suoi beni, o trovi la propria morte mentre lavora per il proprio paese di origine. Ad esempio, il poliziotto che protegge i luoghi di culto e protegge i turisti che vengono nel nostro paese e protegge e conservare i monumenti. Anche l'onesto funzionario pubblico interessato a trattenere il denaro pubblico e sacrifica la propria vita per difenderlo è un testimone o martire. Chiunque sia ucciso in difesa della sua proprietà o dell'onore è anche un testimone. Come sottolinea il profeta Muhammad, pace e benedizione Allah su di lui, chiunque sia ucciso in difesa della sua proprietà è un testimone, e chiunque sia ucciso in difesa della sua vita è un testimone. Chiunque sia ucciso a difesa della sua religione è un testimone, e chiunque sia ucciso a difesa della sua famiglia è anche un martire. Tutte queste persone difendono i loro paesi, i loro beni e proteggono le loro anime e il loro onore. Da parte sua, il profeta Muhammad, pace e benedizione dall'Allah su di lui, ordina ai credenti di non aggredire il patrimonio, il denaro o il sangue altrui. La testimonianza è la grazia che Allah conferisce alla buona gente. Avrà grande ricompensa nel giorno del giudizio finale oppure universale.
Uno dei frutti della testimonianza è che non si ha il tempo di agitarsi nel momento della morte, come afferma il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, quando dice: il martire non prova più dolore nel momento della morte, ma solo un dolore come quello derivato da una pungente di una formica. Inoltre, il martire punito nella sua tomba. Si narra che uno dei compagni del profeta chiese: o messaggero di Allah, perché i credenti saranno messi alla prova nelle loro tombe tranne il martire, oppure il testimone? Disse: l'ambaggiamento delle spade sopra la sua testa è una prova sufficiente. Il martire testimone è ricompensato da Allah e Allah gli perdonerà i suoi peccati con la prima goccia di sangue. Vedrà anche il suo posto in paradiso ed Allah lo proteggerà dalla punizione nella tomba e lo proteggerà dal terrore del giorno del giudizio universale. Di questo e imploro il perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo, cari ascoltatori, un'altra volta. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'universo, pace e benedizione di Allah siano sul profeta, sui suoi compagni, sui suoi familiari e su tutti coloro che seguono il suo corso fedelmente. I miei fratelli e care sorelle nell'Islam, i nostri martiri rimarranno per sempre nella memoria della nazione, perché danno il miglior esempio di sacrificio e valore. Il Corano sottolinea: non considerare morti quelli che sono stati uccisi sul sentiero di Allah. Sono vivi, invece, e ben provvisti dal loro Signore, lieti di quello che Allah, per sua grazia, concede. E a quelli che sono rimasti dietro di loro, danno la lieta novella. Nessun timore, non ci sarà afflizione. Annunciano la novella del beneficio di Allah e della grazia e che Allah non lascia andare perduto il compenso dei credenti. Da parte sua, il profeta disse: chiunque chiede ad Allah di renderlo martire vincerà la posizione del martire testimone anche se muore nel suo letto. Sicuramente vincerà l'uomo che muore per amore di Allah, oppure sul sentiero di Allah. Sarà un compagno dei profeti e dei buoni uomini nel giorno del giudizio universale. Di questo il Corano afferma: coloro che obbediscono ad Allah e al suo messaggero saranno tra coloro che Allah ha colmato della sua grazia, profeti, uomini di verità, martiri, gente del bene, che ottima compagnia. O Allah, abbi pietà dei nostri martiri testimoni e custodisci il nostro Egitto e tutto il resto del mondo. Grazie dell'ascolto.